Buongiorno. Buongiorno. Senti, io volevo avere, se possibile, qualche informazione sui corsi, i costi dell'abbonamento, queste cose qui. Sì, guardi, noi qui abbiamo l'Open Gym che viene 60 euro al mese e sono compresi tutti i corsi della palestra. Se no abbiamo un discorso di personal trainer. Ecco, proprio il personal trainer io cercavo, bravissimo, perché quest'estate mi sono lasciato un pochino andare e vorrei riequilibrare la situazione. Lei è un po' di estate che si lascia andare, se non sbaglio, eh? Venite tutti qua fomentati a settembre e poi vi fingete morti fino alla fine dell'anno. Ma che dice? Ma come sei per me? Allora, il personal trainer, che poi sarei io, viene 200 euro a settimana, 5 volte dal lunedì al venerdì. Ah, tutti, cioè proprio tutti i giorni? Muore insieme a cannone dopo l'estate. Sì, no, vabbè, magari io pensavo anche una cosa sulle 3 volte a settimana andrebbe benissimo. Vai, si comincia. Non c'è problema, chiaramente il prezzo a lezione non può salire. Ah, ecco. Ma no, perché magari ripensandoci, anche 2 volte a settimana, sa, con il lavoro. Guardi, questa palestra è a prova di lavoratori perché apre alle 5 del mattino e chiude alle 22. Sì, no, certo, capisco. No, il discorso è che io, facendo un lavoro abbastanza intenso, se può quasi dire che al lavoro già malleno. Di che si occupa lei? Beh, ecco, diciamo che io faccio magazziniere, quindi un lavoro pesantissimo. Niente, oh, signor Benna, buonasera. Ah, salve. Come va, tutto a posto? Bene. L'altro giorno sono venuto a fare la spesa, ho fatto centrale di spesa, ma non si è messo i punti, Vabbè, dai, li aggiungiamo la prossima volta. Sì, però se lo ricordi, perché insomma mia moglie, sennò chi lo sa, chi la sente. Arrivederci! Ciao, mori ammazzato. Il magazziniere, Faccio il cassiere Artodis dei Colli Portuensi. Quindi sta sempre seduto. Beh, oddio, seduto. Guardi che lì con le mani si fa parecchio movimento. Si può quasi dire che è una sorta di panca, perché c'è tutto un lavoro dei bicipiti, dei pettorale. Infatti se sente, No, cioè, guardi, non... Io c'ho una bellissima struttura sotto strada di poso. Senta, venga. Sento, ma non mi faccia la battuta del toccaferro, Ma senta. Ma che sei superstizioso, Ha toccato ferro. Ha toccato ferro. Fa sempre ridere. Nuova. Comunque, se vuole fare 2 volte a settimana, chiaramente... Senta, fammi una cosa, se no. Una volta a settimana, secondo me, va benissimo. Una bella, intensa, in uno da tutto, bam bam. Che ne dici? Una volta sola viene 60 euro. Se levassi le mie gambe... Volete le gambe? Che ci devo fare? Che me ne frega? Tanti devo levare la panza, mica dalle mie gambe. Questo poi lo vediamo insieme. Fa una cosa, leva pure i dorsali, tanto io specchio mi guardo là davanti, mica di dietro. Quindi spalle, petto, bicipiti e glutei, che faccio? Lascio? No, i glutei levali, tanto mica sa una pischella che mi metti i leggings. Leviamo i glutei, via. Senti, fammi una cosa, famo solo addome. Solo addominali, un'ora d'addominali. No, ma che un'ora, oh, se famo 10 minuti d'addome fatti bene e poi se ne andiamo a mangiare. A proposito, ho visto che c'è una trattoria qua fuori, mi sa di com'è? Quella qua fuori è un po' una trappola per turisti, però se noi se ne andiamo qui dietro l'angolo, ce n'è una che dà paura. Ma i fai carciofi, Armando? Te credo. Ah, quelli li prendo. Senti, poi vogliamo fare un antipastino misto e dei primi? Ma guarda, lì fanno bene i classici, carbonara, matriciana, cacio e pepe, questi qua. Se no possiamo andare sui primi del pesce. No, preferisco andare sul classico carbonara, perché io da quella capisco tutto il locale. Senti, invece vogliamo via pure un dolcetto, fanno tiramisù, gran caramel, la torta della nonna. Oddio, guardi, se non è un problema glielo direi dopo, così vedo un attimino come sto messo. Non c'è nessun problema. Per il discorso del personal trainer? No, che cazzo mi frega il personal? No, mamma mia, chiudiamola così. Andiamo. Marica, io stacco un attimo, qua c'è stai te, ci pensi te. Senti una cosa, ma tu per caso fai anche a domicilio? Certo, chiaramente va a costare un po' di più. Ecco, perché io mi sa che c'è una mezza idea. Dai, via, vai, 1, 2, oh, 2, 30, sei. Lavora con quei braccia. Lavora con quei braccia, meglio, i glutei, stringi l'addome, lavora con l'addome, poggia i piedi per terra, dai che sono le ultime, col tricipite, eccola là, hai fatto un lavorone, hai fatto, bravo. Quel discorsino poi... Ah, ti ho fatto una busta. Piante, fa vedere, ci ho messo pure un cotechino. Ma ottobre il cotechino? In anteprima, vai, via e porta a casa, te sta a proposito. Ci vediamo mercoledì, eh? Ah, c'è un'altra cosa. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it.